Cari amici, se vi trovate a visitare il Marocco, vi consiglio di fare una puntatina a Rabat, che è la capitale. E una cosa che vi consiglio di vedere è la casbah degli Udaya. È una vera e propria città nella città, situata nella periferia a nord di Rabat. Rappresenta però un mondo a sé, quasi sospeso nel tempo. Ma se vi dovessi consigliare un posto solo da poter visitare a Rabat, la nostra scelta ricadrebbe a malincuore proprio su questo quartiere fortificato, una delle attrazioni principali della capitale marocchina. A maggior ragione, se avete del tempo a vostra disposizione, non potete esimervi dallo spendere una delle vostre giornate di vacanza in questa splendida fortezza. Logicamente c'è tante altre cose da vedere, però questa diciamo che è la location più significativa. E come vedete, qua ci sono delle strade che sono abbastanza colorate, piene di vasi e fiori e delle bellissime case. All'interno sono dei riadi, possibilmente delle bellissime case con accende fontane e tutta questa roba qua. Peccato, peccato che siamo venuti in un momento dove stanno facendo i lavori in corso. E non vi possiamo fare vedere tutte le stradine che sono una meraviglia. Io sono stato qua 3 anni fa, 4 anni fa, ed era veramente un tappeto di colori, era molto bello. Adesso ci sono lavori in corso, speriamo che finiscano presto. Delle stradine all'interno della, vabbè, quella parola araba che a me non viene facile. Ludeia. Udeia, meraviglia. Thank you.
cari amici del canale, questo è uno scorcio della città di Salè, che è divisa solo da un fiume che adesso vi mostreremo, e in fondo si vedono le mura di cinta della vecchia città di Salè, che arriva a toccare pure il mare. La difesa di questa città era così importante che i pirati a suo tempo ne hanno fatto una città fortificata. Qua le navi che venivano aggredite venivano portate all'interno di questo canale, canale che è, diciamo, quel fiume che divide le due città Salè e Rabat. All'interno di questo canale, che si interna per tanti chilometri, venivano portate le navi e le facevano sparire dalla vista dell'oceano e poi le depredavano completamente. Qui siamo all'entrata, alla seconda entrata di quel castello.